Una vera e propria festa di quartiere in piazza Plebiscito a Barletta, dove ha fatto il suo debutto in società Lella, la paperella dello stagno biologico popolare. Un nome semplice, bello, scelto grazie ad una call sui social da Roberto, premiato con un disegno raffigurante la piccola Lella, realizzato da uno dei bambini del doposcuola popolare. Tutti si sono sentiti coinvolti nella tutela del bene comune. Perché la piazza sopravvive soprattutto grazie al controllo popolare. E l'invito quindi a tutti i cittadini e cittadine a venire ad aiutarci a proteggere non soltanto la papera, ma anche la tartaruga, i pesci e il verde. Sarà la nostra mascotte, sì, sarà la nostra mascotte. Speriamo che possa piacere. È bellissima, tra l'altro, e sta crescendo molto e siamo molto contenti di questo nuovo ingresso. La piazza dove insiste lo stagno naturale è stata adottata grazie ad un regolamento del comune. Grazie all'impegno e alla cura di tutti, si è riusciti a mantenere viva la fauna e la flora, evitando ogni tipo di prodotto chimico per tutelare la bellezza di questo spazio della città. Spazi che devono essere protetti anche da atti vandalici, furti e danneggiamenti. Noi cerchiamo sempre di evidenziare le cose belle, lo diciamo spesso, non ci stancheremo mai di coltivare la bellezza, appunto. Purtroppo nella nostra comunità ci sono questi fenomeni e purtroppo ancora sono in fase di crescita, questo bisogna dirlo, altrimenti non si ha nemmeno il polso della situazione, sembra che le cose vadano bene, invece non è così, ci sono ancora questi moltissimi atti vandalici, molti dei quali nemmeno li denunciamo, anche per evitare atti emulativi, per evitare poi che possano essere ripetuti, però ci sono e mettono veramente in grossa fatica non soltanto il lavoro dei volontari e delle volontarie, ma soprattutto la loro motivazione. Questo è quello che secondo noi non dovrebbe accadere, quindi l'appello che grazie a te, a voi posso fare, faccio, grazie alla vostra emittente, è quello davvero di impegnarci tutti nel fare in modo che la nostra società sia migliore rispetto a quella che attualmente è. Quindi tuteliamo veramente tutto ciò che è di pubblico, cerchiamo di iniettare quanto più possibile ogni buon sentimento nei confronti dei beni comuni, questo è importante. Tra le novità c'è anche un cambio sede e tante attività nuove. Sì, lo stiamo concretizzando in questo periodo perché questa è veramente una notizia freschissima, perché i nostri magazzini di Via Manfredi, il magazzino per la distribuzione di indumenti ed alimenti, si trasferirà qui in Piazza Plebiscito numero 56 in un altro locale più ampio che ci consentirà di aumentare i servizi, migliorarli, qui si sposterà anche il doposcuola e questo ci consentirà di poter accogliere altre bambine e altri bambini, sempre delle fasce più deboli della comunità, in maniera tale da migliorare il supporto scolastico.